Sì, signori, è già luglio. Cazzo, queste vacanze passano veramente troppo in fretta. Benvenuti ragazzi al Fact Time di luglio. E sì, lo so, nello scorso vlog la camera era specchiata, ma questo perché avevo provato a registrare con un programma diverso e il risultato è stato quello. Quindi da questa volta rivedete la camera nella sua forma originale, diciamo che si è un po' archeo risvegliata, ecco. Comunque, finito questo Fact Time, vi invito a farmi le domande qua sotto nei commenti per il prossimo Fact Time, che sarà quello di agosto. Il problema è che ad agosto io sarò un po' via. È che dal 17 luglio all'8 agosto io sarò in vacanza. Ma non temete! Non vi ho di certo lasciato senza video. L'unico problema è che non vi porterò le serie che sto portando adesso. La Crazy Lock ho in programma di finirla prima di questa vacanza. E poi vi porterò due nuove serie, corte ovviamente, che finiranno in quel periodo lì. E niente, penso che usciranno un video ogni 2-3 giorni, insomma, una cosa così. Di certo cercherò di non lasciarvi senza video, come tra l'altro ho fatto l'estate scorsa. Detto ciò, come al solito ho fatto una premessa secolare e quindi direi di non perdere ulteriore tempo e di iniziare con le prime domande. La prima domanda me la fa Martina Monari, che mi chiede: hai mai completato il Pokédex? Sì, ma solo una volta. Si tratta del Pokédex di Sinnoh. Nella mia, penso, prima giocata, credo di sia Pokémon Diamante, l'ho effettivamente completato. Però dovete sapere, ragazzi, che io, se c'è una cosa che nei Pokémon odio, è catturare i Pokémon. Cioè, io veramente non mi piace, mi annoio come non so cosa. Però no, cioè, a parte quella volta lì, non l'ho mai finito il Pokédex perché mi annoio a finirlo. E quindi niente, non l'ho mai finito a parte quella volta. La prossima domanda ce la fa Luca Martino, che mi chiede: visto che la quinta gen è la tua preferita, cosa diresti ai nostalgici che la odiano e ai fake a cui sta sul culo solo perché va di moda? Direi che siccome un gioco è stato il tuo primo gioco, non è per forza il migliore. Per dire, la mia prima generazione è stata la terza, ma come ho già detto nel vlog scorso, la terza la trovo la peggiore. Quindi non ha senso giudicare un gioco perché è stato il primo che hai giocato, può essere quello a cui sei più affezionato, ma non il migliore. Può essere anche quello che ti piace di più, per carità. Però oggettivamente il gioco che hai giocato per primo non è un motivo per il quale deve essere bello. È questo che direi ai nostalgici. Poi ovvio che, ripeto, ogni generazione ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi e per certi aspetti ognuno può preferire una generazione all'altra, ma questo non vuol dire che una sia migliore di quell'altra, appunto. Ho fatto una frase con un po' di ripetizioni, sai? Poi abbiamo la domanda di FendtAssassino930, che dopo non so quanto tempo che mi segue ho imparato il suo nome. Fuck, che musica ascolti? Qual è il tuo gruppo preferito? Sì, sono un rockettaro ignorante e il mio gruppo preferito è tipo quello, tipo in Nirvana. La quarta domanda ce la fa Alberto Taglioretti, che mi chiede: i tuoi genitori sanno che fai lo YouTuber e se lo sanno, cosa ti hanno detto e cosa pensano? Allora, inizialmente non lo sapevano, poi dopo hanno iniziato a capirlo. Io ho provato a spiegare un po' cos'era, ovviamente, sai, sono cinquantenni, non capiscono certe cose. Allora ho provato a spiegarglielo in termini un po' più semplicistici. Ho detto: tipo una trasmissione televisiva. Sì, gli ho detto proprio così, giuro. E niente, dopo un po' si sono abituati, hanno capito e niente, boh, penso siano abbastanza fieri, anche perché lo dicono ogni cazzo di barbone che passa per strada. Però vabbè, sì, credo che siano abbastanza orgogliosi di quello che faccio e che tutto sommato vada loro bene, insomma. Le prossime domande, perché sì, è un gruppo di tre domande, me le fa Trevor Assassino, che mi chiede: Pokémon che odi più di tutti? Miltank. Miltank, io mi sogno quel cazzo di Miltank. Corpo scontro, ti paralizza. Lo curi, pestone, tentenni. Poi ci chiede: perché non porti una serie Nuzlocke su HeartGold e SoulSilver? Allora, innanzitutto perché ultimamente è un gioco molto spammato, quindi andrei a rubare un po' di utenza ed è una cosa che non mi va sinceramente di fare. Poi SoulSilver l'ho già portato sul canale in una guida normale che non dovete andare a vedere perché ha una qualità sotto zero. E poi anche perché ultimamente ho fatto. Ultimamente, oddio, saranno passati già 4 mesi. Ho fatto la Soul Link a Pokémon Oro e Argento, che comunque è sempre Johto. Però penso, ragazzi, che in futuro porterò sicuramente HeartGold perché è stato, credo, uno dei miei giochi preferiti dopo Nero 2.
E sì, anche per chi me lo chiede, porterò la Crazy Lock di Nero 2 dopo quella di Nero. State tranquilli, non posso non portare Nero 2, è il mio gioco preferito, cazzo. Prossima domanda invece di Matteo Varrone. Domanda un po' fuori dalle righe. Un giorno potrebbe passarti dalla testa di introdurre format diversi dai Pokémon? Per esempio commenti sportivi o altri giochi Nintendo? Allora, altri giochi Nintendo ho già risposto e ho detto che penso di no perché altri giochi Nintendo non li gioco, quindi penso proprio di non portarli. Ecco, commenti sportivi. È sempre stata una cosa che mi ha appassionato al mondo delle telecronache. Sicuramente se dovessi ipoteticamente fare questo genere di video in futuro non lo farei su questo canale, ma ne aprirei un altro. Però il mondo della telecronaca mi ha sempre affascinato fin da piccolo, da quando facevo le telecronache da solo di FIFA, che ero, non lo so, sembravo un pazzo per la casa, ma penso che un po' tutti l'abbiano fatto. Tuttora ogni tanto lo faccio quando gioco a FIFA. Però sì, è una cosa che mi è sempre piaciuta fare e prima o poi la farò, penso, credo, non lo so. La prossima domanda me la fa invece Iveltal00 che mi chiede: perché non compri il New 3DS? Con quello potrei registrare senza capture tramite Homebrew Launcher. Perché ragazzi, io sono un ignorante pazzesco, sapete che per farlo Homebrew Launcher mi sono sputtanato il 2DS. Ecco, forse non è il caso. Però penso probabilmente di prendere invece la capture, adesso sto cercando di organizzarmi, grazie anche all'aiuto di Luke, che Luke mi devi aiutare per sta cosa qua, perché sai come sono fatto io. E niente, però penso di prenderla prima o poi la capture. E poi mi chiede: giochi a Pokémon TGC online? Perché non ci porti una serie? Ci giocavo, ho fatto un periodo a giocarci, però poi l'ho mollato perché ero un completo incompetente e ergo non ci porto neanche una serie perché farei solo figure di merda. Roxas2305 mi chiede: che cosa ne pensi in generale della community di YouTube Italia? Allora, sinceramente penso che noi italiani siamo abituati a tirarci merda da soli. Perché io, per quel poco che ho visto le altre community, penso che sia quella italiana non molto differente dalle altre. Noi italiani siamo sempre, ma storicamente a quanto pare, siamo sempre pronti a buttare merda sul nostro stesso paese, sulle nostre stesse cose. Cazzo signori, cioè, a parte uscire dal contesto YouTube, che secondo me la community italiana è come le altre community, quindi ci sono le persone giuste, le persone sbagliate, elementi positivi ed elementi negativi. Poi ovviamente ragazzi, se voi considerate negativo il fatto che uno youtuber prenda soldi perché fa video o che uno youtuber sponsorizzi qualcosa che lo aiuta a fare un video, allora a quel punto facciamo schifo tutti. Non è che è una novità questo. Però noi italiani siamo soliti sfottere il nostro paese, io non so per quale motivo. Cioè andiamo sempre a dire gli altri paesi sono migliori quando qua in Italia abbiamo di quelle cose che in Francia si sognano, per dire. Quindi sinceramente non lo capisco questo astio anche per la community italiana di YouTube. Cioè una community come tutte le altre, ovviamente ci sono certi elementi, ci sono altri elementi, ovviamente io non sto qua a fare nomi perché, cioè, non sono nessuno io per fare nomi e per tirare merda su altra gente, anzi. Però secondo me la community italiana è come le altre, quindi non vedo perché pensare qualcosa in particolare. Samuele27 invece mi chiede: perché non riporti Pokémon Showdown? Ricordo che la serie andava benissimo, ma poi ha smesso di portarla per un motivo che non ricordo. Allora, il motivo era che avevo fatto una challenge troppo difficile. Ci ho pensato più volte a riportare Showdown e tuttora ci penso ogni tanto. Stavo pensando di aspettare il competitivo di settima generazione io effettivamente, perché con i nuovi Pokémon introdotti mi sembra che stia diventando davvero qualcosa di stupendo. E quindi prima di riportarlo aspetto l'uscita di Sole e Luna, così almeno faccio vedere qualcosa di nuovo, anche perché di video di competitivo, raga, ce ne sono tanti in giro, quindi non so quanto potrebbe prendere ancora Showdown. E poi Showdown, raga, non lo tocco da, non lo so, da 6 mesi, una cosa impressionante, quindi non sarei in grado, non so neanche come riloggarmi ancora un attimo. Quindi, boh, penso per ora di non riprenderlo, magari farò qualche battaglia sporadica a caso, però forse una serie non credo di riportarla, ecco. Prossima domanda ce la fa Lagging Valrus, che ci chiede: possiedi degli animali? Ho un cane. E lo sapete benissimo. Prossima domanda me la fa Blue Light, che mi chiede: hai mai riconosciuto un fan per strada? Sì, cioè non proprio per strada, però sì, ero all'Aqua World. Sì, so che è strano, ma mi hanno riconosciuto lì, una cosa stranissima. Però sì, mi ha riconosciuto un ragazzo, tra l'altro penso di averci anche parlato ogni tanto.
E niente, l'ho conosciuto all'Aquaworld mentre stavo facendo la coda per andare sugli scivoli, mi hanno riconosciuto. È sempre stata un'emozione fantastica. Per ora è l'unico che mi ha riconosciuto. Spero, adesso ci sarà il Games Week, io penso di andarci, essendo di Milano, spero che possiate incontrarmi in molti, anche se vabbè, con 4.000, quasi 4.500 iscritti non è che ci siano ste grandi possibilità, però ragazzi non si sa mai, a me fa sempre piacere incontrare chi mi segue anche in real life. Poi abbiamo quest'altra lista di Vanes World, alla quale la risponderò molto sinteticamente, se no ci passo un intero vlog. Hai una fidanzata? No. Ma hai una ex fidanzata? No! Ma non frequenti la terza superiore? Se sì, come sono andati gli esami? Non ci sono esami in terza superiore. No, no. Quando fate le live, a cazzo di cane, cioè quando ci viene voglia di fare una live, la facciamo. Comunque le annunciamo sempre o su Telegram o su Telegram, sempre su Telegram le annunciamo. Dovrei iniziare ad annunciarle anche su Facebook, effettivamente, ora che ci penso. Il Pokémon più brutto che hai visto? Lui. Cosa vorresti diventare in futuro? Sostanzialmente quello che faccio adesso, ossia il narratore, lo storyteller. È una cosa che ho scoperto anche grazie a YouTube e penso che sia quello che farò, diciamo, una volta uscito dalle scuole superiori, una volta uscito dall'università che forse andrò a fare. Penso che farò proprio quello, che è più o meno quello che faccio su YouTube, cioè raccontare storie, raccontare fatti, raccontare teorie, spiegare, insomma, penso che sia un po' la mia vocazione, ecco. Se hai una fidanzata, basta! Preferisci Bulbasaur o Dialga? Bulbasaur. E qui mi odierete, ma Bulbasaur è anche il mio starter di canto preferito. Oh, dislike, dislike, fai schifo, creepy stories, ti piace Bulbasaur? Che merda, che merda, che merda, che merda. Hai delle idee per il canale se arriverà a 10.000 iscritti? È ancora presto, però boh, penso di fare sicuramente qualcosa di particolare una volta raggiunti 10.000 iscritti. Mi piacerebbe molto raggiungerli e boh, si spera, si spera. E sicuramente farò qualcosa, cosa non lo so, ma qualcosa lo si fa, tranquilli. E infine mi chiede di salutarla, quindi ciao Vanessa, che penso che tu ti chiami così, dato che ti chiami Vanes World, penso che sia il tuo nome. Infine, l'ultima domanda di questo fuck me la fa Pit24 che mi chiede: cos'è ti ha fatto decidere di mettere titoli in block maius che rovesciati, cambiando così un po' il tuo stile? Allora, per chi non lo sapesse, i titoli rovesciati sono mettere prima il titolo del video e poi la serie che si porta. Allora, la questione è molto semplice. In block maius perché se un mio video ipoteticamente dovesse andare in una home consigliati di YouTube, attira di più un video in block maius che un video in minuscolo sostanzialmente. E quindi è una questione di visibilità, perché allora ragazzi, è inutile che ci prendiamo in giro. Io è ovvio che faccio i video per passione, ci mancherebbe altro, mi sparasse qualcuno se non lo facessi. Però è anche vero che uno YouTuber ha intenzione di crescere. È come fare lo youtuber, raga, è come, non lo so, coltivare una pianta. Perché se tu coltivi la pianta, ma la lasci sempre nella tua cantina, questa pianta qua cresce male, cresce piccola perché non riceve la luce del sole. La pianta la devi mettere, che so io, in giardino o sul balcone, dove la luce la prende. A quel punto la pianta inizia a crescere bene. E questo è il discorso. Cioè, i titoli in block maius non è che li metto perché sono commerciale o robe del genere. Semplicemente attirano di più. E non attirano gli iscritti, che io so che gli iscritti guardano il mio video anche se non metto un titolo. Attirano chi ipoteticamente viene da fuori, chi ipoteticamente vede un mio video nei consigliati e vede il titolo in block maius. Stessa cosa per i titoli rovesciati, nel senso che la gente, la serie che stai portando la intuisce dalla miniatura, perché io ce lo scrivo di solito nella miniatura. Mentre invece magari potrebbe essere interessata a ciò che contiene effettivamente il video. Ecco il motivo dei titoli rovesciati. Le persone sono interessate anche a cosa c'è dentro il video e non solo l'argomento generale del video. Quindi è una questione, ragazzi, prettamente di, chiamalo marketing se vuoi, non è proprio marketing perché non ci lucro sopra. Però sì, insomma, è semplicemente per farsi notare di più se vogliamo usare questo termine. Perché, ragazzi, è ovvio che uno YouTuber che fa video per passione ci tiene anche a questa passione. È come se andassi a giocare a calcio. E anziché lottare per giocare, anziché allenarmi per giocare titolare, mi alleno per stare in panchina. È una cosa che non ha senso. È stupido dire, devi fare, siccome fai lo youtuber per passione, allora non devi preoccuparti del tuo successo. È una cosa stupidissima, non ha senso.
E comunque sì, queste qua sono le due ragioni per cui ho cambiato le impostazioni dei miei titoli, ma penso che a livello di contenuti, sì, magari sono diventato più estroverso, magari è un commentary più fluido, un po' più cazzaro. Mi sono aperto di più, mi sono fatto meno problemi a esprimere quello che mi passa per la testa. Però penso che a livello contenutistico i miei video non siano cambiati molto dai primi episodi di Snakewood, per dire. Quindi niente, basta, mi sto dilungando troppo. Il fact time finisce qua. Niente ragazzi, il fact time finisce appunto qui. Spero che vi sia piaciuto. Mi scuso per quelli ai quali non sono riuscito a rispondere, ma anche stavolta ogni volta aumentate il livello di domande, siete una cosa impressionante. E niente, mi raccomando di scrivermi qua sotto le domande per il prossimo Fact Time. Lasciate un like e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Passate ai social che trovate in descrizione dove spammerò le live. E niente, noi ci becchiamo in un prossimo video.